Attenzione perché oggi il menù è afrodisiaco. Benvenuti a tutti! Allora, la spesa c'è, il caviale c'è, l'astice c'è, le capesante. Insomma, oggi menù afrodisiaco, il meglio del meglio. Ospite d'onore Valeria Marini, che ci cucinerà una sua pasta speciale, appunto con il caviale. Ma poi noi di nostro facciamo delle capesante in crosta, cioè solo il guscio con sopra la crosta di pasta sfoglia. Viene una cosa deliziosa, molto speciale. Poi, insomma, dicevamo la pasta di Valeria. Poi facciamo l'astice e lo facciamo gratinato con il burro, con il pan grattato, molto speziato, buono, particolare. Potete usare sia l'astice fresco ma anche quello surgelato. E poi viene Francisco per fare una terribile ciccionata, ma meno male che c'è Bruno che mi preparerà qualcosa da bere. Ciao Bruno. Ciao. Cosa prepari a Valeria Marini? Oggi hot white caipirosca. Hot un white, quindi molto afrodisiaco. Caldo e anche bianco, perché col cioccolato bianco. Cioccolato bianco e passion fruit, fragole fresche, peperoncino, quindi un mix di sapori. Senti, chi aprirà la porta oggi alla Valeria? Io. Perché guarda che anche Red, se mi fa concorrenza subito. Facciamo una piccola lotteria durante la pubblicità, ci vediamo tra poco. Mettiamoci a cucinare! Allora, tu prepari il cocktail per la Valeria nazionale, per Valeria Marini. Io invece preparo queste capesante in crosta per il nostro menù afrodisiaco. Bello, oggi mi piace afrodisiaco. Bello, è bello. Oggi, il menù afrodisiaco, ragazzi, è bellissimo. Vado a prendere il burro chiarificato, così non mi brucia. Questo è la pasta sfoglia che mi servirà dopo. Due capesante. Che carino sto piatto. Sto piatto è di Lorenzo Boni, l'idea. Che sempre pieno di idee brillanti. Allora, un pochino di burro. Ne lascio un po' di burro così poi rimane anche dentro al nostro guscio. Due minuti, uno da una parte. Che buon profumo. Uno dall'altra. Nel frattempo, apriamo la pasta sfoglia. Ma te l'ho chiesto che cosa prepari? Ah no, te l'ho chiesto prima della pubblicità, sì. Quindi adesso... Oggi hot white caipirosca, quindi un drink afrodisiaco, perché i tuoi ingredienti sono il passion fruit, che comunque dà un po' di brio. Ma lo sai che me ne devi lasciare uno, perché ho una ricetta a casa. Il peperoncino, il cioccolato bianco e le fragole fresche. Va bene, di la verità. E poi colmo tutto col tuo vino. Certo, che vuoi fare colpo sulla Valeria Marini, dimmelo. Allora, io ho fatto un cerchio così... che adesso non mi si stacca più. Giriamo le capesante, che non è che devono cuocere proprio tantissimo, Giusto, ecco, vedete? Un po' doratine. Facciamo anche l'altro. A me le capesante piacciono da matti. È proprio... E a casa mia non le mangia nessuno, le mangio solo io. Mi ricordo, Natale scorso le ho fatte per la vigilia, ho fatto tipo 6 conchiglie con la capesante e una crema di carciofi. Ne ho mangiate 3, poi a momenti andavo all'ospedale, allora le ho portate sui miei vicini, perché mi dispiaceva. Guarda. Allora, queste sono pronte, le spengo. Poco. Vai. Vabbè. Ah no, aspetta, non le spengo, le sfumo. Sfumo con un po' di vermouth. Ah, quindi anche tu oggi. Oggi voglio fare anche il flambé, ci riesco o no? Dai, eccolo. Molto afrodisiaca questa cosa. Allora, carota, porro e zucchina, mamma mia. Ne mettiamo un pochino in ogni conchiglietta, così. Metto un po' di sale giù e un po' di sale qua. Guarda che e ci appoggio, che belli. Hanno un colore bellissimo, ma ce n'è pochissimo. Più sono grandi e meno ce n'è all'interno. È come un po'... No, dico è pochissimo. Ah, perché devi allungare col vino. Ah, io sì. Pensavo parlassi di passion fruit. No, infatti sono tipo le sorprese, no? Più è grande è la scatola, più piccola è la sorpresa. Allora, qui lo allargo un po'. Non sprecheremo questo sughetto, assolutamente. Allora, io faccio così. Lo posiziono già sulla mia teglia, che ho riempito di sale grosso, perché vedete, in questa maniera... non mi si ribaltano, perché sennò ti frega. Un po' di qua,
e un po' di qua. Volendo le potete fare anche gratinare così, però noi gli diamo questo tocchino, speciale. Pasta sfoglia, la tiro un po', ecco, lo rincalziamo appena appena, vedete? In questa maniera. Ok, questa è più piccolina. Chiudiamo così. Tu sei quasi pronto? Io quasi pronto, ma oggi bene. Voglio farti esibire? Vedere, sì, voglio farti vedere qualcosa di più. Oggi ho detto, certo. Vabbè, prepariamo qualcosa noi di più. Noi vogliamo benedetta. Sempre di più. Sì, oggi due scegre e due bottiglie. Ah, però, vediamo come va a finire. Ragazzi, siete pronti? Oh. Ragazzi! Guardate. Bravo Bruno, bravissimo. Strabravo. Due taglietti qua, come si fa con lo strudel, no? Che abbiamo provato a farle l'altra volta e ora sono venuti con un po' di acquetta. Allora, se si fanno due tagliettini così, cuociono meglio. Poi, uovo, tuorlo e un po' di panna o un po' di latte, o se volete anche niente, come volete voi. Lo spennelliamo bene. Oh, questo è un piatto che fa una scena pazzesca. Ma tu lo sai bene che oggi c'ho un giochino anche per te io? Ah sì? Sì. Lo metto in forno questo e arrivo, eh? Vai. 10 minuti, 200 gradi. Io però non mi voglio più far male. No, no, guarda, oggi con la carta te lo faccio fare. Ah, con la carta, come i bambini. Chiudiamo bene il bordo. 10 minuti. Ok. Sono pronta, maestro. Guarda, io intanto ti ho preparato la guarnizione con la buccia del passion fruit. Il peperoncino e il cioccolato bianco. Bellissimo. Allora, quando noi serviamo i drink, si mette il tovagliolino sotto. Ah, certo. E sai che ogni tanto io faccio questa cosa di lanciarlo? Rifallo. Allora, aspetta che proviamo insieme. Tu prendi la parte chiusa, figura. La tieni così, come un frisbee. Mm-hmm. Ok? Mm-hmm. Lanciandolo, poi ci metti il palmo sotto. Fai l'effetto un po' sì, liftato. Vai. Vai, sono sicuro. Ti scommette su di me? Insieme. Vado meglio con i tovagliolini, Vado meglio. Spiegami come hai preparato il drink. Allora, ho pesato mezzo lime, mm-hmm. due cucchiaini di zucchero bianco, fragole fresche frullate insieme al peperoncino. Poi abbiamo aggiunto un passion fruit fresco, mm-hmm. del vino bianco e un goccio di vodka. Delizia. C'ho una voglia di bermelo. Adesso invece tiro fuori le capesante. Tra l'altro, nel mio ultimo libro, Mettiamoci a cucinare, c'ho un'altra ricetta con sempre il guscio e la crema di zucca. Che anche quella me la mangio solo io a casa, che è buonissima. Questi però, devo dire, son pazzesche, sono pazzesche. Mi ispirano una cifra. Bruciano un po', bisogna portarle belle calde. Ma dai, che carine, mettiamo un po' di verzura. Questo sicuro è un piatto che rifarò a casa. Sì? Se lo giochi con la tua fidanzata? Sì, lo gioco. Ma la vizi un po' da quando sei qua? Sì, dai. Ragazzi, è arrivata Valeria Marini e apro io. Bene. Mi dispiace, però la padrona di casa. Arrivo. Benedetta. Eccoci, Valeria Marini. Buongiorno. Bellissima. Che piacere. Senti piacere che applauso. Mio. Allora, vieni. Dove mi porti? Ti porto seduta lì. C'era la gara a venirti ad aprire, ma sono voluto venire io, prego. Grazie. Bruno, ciao Valeria, offerto un cocktail. Ciao Bruno, ciao. Piacere. Siete pronti per le ricette afrodisiache? Certo, Guarda un po'. Cominciamo benissimo. Questo lo consiglio a tutte le donne. Certo, Allora. Senti, Bruno, ripetici che io cosa ho preparato c'hai... una ricetta molto afrodisiaca, a base di mezzo lime, zucchero di cheanna bianco, poi del fragole con del peperoncino, del certo, maracuja. Perché il peperoncino è alla base di tutte le Pensa ricette che c'è anche il passion fruit dentro, ancora più afrodisiaco, del vino bianco e un goccio di vodka. Ragazzi, io direi brindisi. Cheers. Cheers. Ai sogni che si realizzano. Esatto. Quelli di tutti noi, di tutti. Ricapitoliamo. Di tutti gli italiani. Che poi cucina Valeria. Ho
Spolzolato le capesante con un po' di burro, ho sfumato con il vermouth, ho messo nelle conchiglie le verdure, ho salato, ho aggiunto i molluschi con il sughino, ho chiuso la pasta sfoglia, ho fatto due tagli sulla sfoglia, ho spennellato con uovo e panna, ho fatto cuocere su un letto di sale grosso in forno a 200 gradi per 10 minuti. Allora, eccoci! Allora, così siamo pronti. Fantastica, mamma mia, ho mai avuto io un ospite così. Questo lo devi avere anche tu, te lo regalo. Voglio da morire. Però non abbiamo ancora detto quale pasta ci fai. Allora, oggi facciamo le farfalle alla ghiottona afrodisiaca. Wow, ragazzi, okay, ragazzi, è già tutto dire. Allora, innanzitutto l'olio. L'olio, guarda, lo trovi là, io ti accendo. Allora, l'olio così, l'olio, mettete un po' di olio nella padella, a fuoco lento, ma... Aspetta, sì, ce ne sempre. Poi tutto a forma di cuore, anche qua, tutto a forma di cuore, quando metti l'olio, eccoci qua. Poi, okay. L'olio sta, ma c'è il fuoco, sì? Sì, sì, c'è, okay. È un fuoco coltello, leggero. Coltello, allora, coltello, guarda, adesso me la tiro due un po' anch'io. Due spicchi d'aglio che facciamo soffrire. Lo vuoi rosa? Lo vuoi verde? Ah, rosso, passione, va bene, dai. Allora, due spicchi che tagliamo in due, ok? Sempre anche un po' a forma di cuoricino, tutto a forma di cuoricino, che facciamo soffriggere. Ok, quindi tu che a te poi... piace cucinare? Sì, molto, molto. Mi piace proprio farlo poi con amore. Vuoi fare cambio? Mettiamo se il fuoco un pochettino più forte? No, perché le farfalle hanno 12 minuti sì. di cottura, quindi bisogna buttarle praticamente quasi okay, subito. Ok, allora incominciamo a far rosolare certo. appena appena l'aglio e poi buttiamo. Sì. Aspetta. Okay. Ci vuole un attimo, ecco. Dai, infatti, sì. così. Ok, detto questo, con un altro coltello, ecco. non con lo stesso coltello, prendiamo rosso, fucsia, prendiamo ecco, mi interessa questa cosa allora, i pomodorini devono essere quelli, le ciliegine, ma quelli senza la buccia, ecco. o altrimenti, se sono con la buccia, va poi levata. Ah, urca, questi allora, c'hanno la buccia però, esatto. come facciamo? E poi la levo, non ti preoccupare. Va bene, va bene. Anche il pomodorino va tagliato sì. a forma di cuoricino. Come fai? Così. Adesso voglio farlo anch'io. Ma posso Vedi, farne uno uguale, anch'io? Certo. E quindi fai, capito, tutto devi così. Devi levargli prima qui, come si chiama, il sederino. Il sederino, sì. certo, il culetto okay. proprio. Dai, va bene. È quello, Okay. Ma tu cucini per il tuo fidanzato? Gli fai delle cenettine? No, cucino per i miei amici. Ah, più, ti piacciono tempo. Di più le tavolate? Sì, sì. Un pochettino Però più. Anche a volte per il mio fidanzato. Sento che sta... Sì, vuoi che... Guarda, io di solito faccio così. Se tu lo tieni così, esatto. non ti brucia. Sì, però devi levarlo adesso perché fra un po' mettiamo i pomodori. I pomodori devono essere però molti di più. Come facciamo? Perché deve essere, per fare il sugo deve essere ricco. Vogliamo perché il segreto della un pasta po è di quelli, anche mantecarla. Vogliamo metterne un po' di quelli pelati che avevamo prima? Li facciamo portare da Miguel? Va così bene, facciamo va vedere. Bene. Intanto okay. volevo far vedere ai milioni di telespettatori. Certo, come svariati milioni. Esatto. Intanto io poi butto la pasta, mettiamo intanto. Il peperoncino, okay, sempre tagliato a cuoricino. Oh, Valeria è partita in quarta, sei veramente una brava cuoca. Allora, io volevo lavarmi un attimo Vai. Le mani perché... Io butto la pasta però, Valeria. Dove sono le tovagliette, le qua. Calcoli, qua? Io ti butto la pasta, okay. perché sennò... Vediamo. Ne buttiamo un 250 grammi. Sì, 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 okay. sì. Dove sono i tovaglioli? Che tovaglioli? Tovaglioli perché... per asciugarsi le mani? Questi non sono proprio... Prenditi la carta se vuoi, che è okay, più... Ok, perfetto. Dai, che gli altri sono un po' usatini. Dai. Allora, 250 grammi di farfalle. Senti, ma tu... Hai mai conquistato un uomo con la cucina, con una cenetta? Sì, con la cucina. O con altre armi? Sì, no, sì. con la cucina si conquistano gli uomini. E chi ti okay. ha insegnato a cucinare? Hai Mia mamma, la tua che mamma? Cucina benissimo. Poi è una comunque, brava cuoca. Il segreto della buona cucina è l'inventiva. Sarda, cucina sarda, fa o cucina no, romana? No, italiana, perché tu sì. sei... Allora, adesso bisogna tutto. Levare l'aglio. Va bene, usi la forchettina. Sì, dai. Il sale non abbiamo messo. Eccolo qua, sale io aspettavo. Nella pasta. No, il sale nella pasta l'ho messo io. Ah, l'hai messo tu, sì, ok. Sì, sì, qui il sale che cos'è la vita senza il sale, Tu sei una che mangia un po' salato. Sapore di io, sale. Io lo metto il sale, secondo Sapore me è... Sapore di ma... Vai, vai, vai un pochino. Sac, vai. Così.
Senti, ma io so che nel tuo ultimo film... Te l'ho tirato... Dimmi. Che è uscito proprio in questi giorni. E io non pago. Sì. Tu fai una parte fortissima. Molto divertente, Che tu sei una maga. Faccio praticamente le pozioni per risolvere tutto, i problemi di soldi, i problemi d'amore, i problemi di tutto. E parli sardo. E parlo sardo, io amo Vilindi. E mi fa troppo ridere, ma se tu dovessi farmi una previsione, non so, sul governo italiano, nell'interpretazione del tuo personaggio con questo accento. O di un'altra cosa, previsione di come verrà questa pasta. La pasta, ma... in sardo non lo so poi. Allora, la previsione del governo... No, ma io lo volevo in sardo, non volevo una roba seria. Ti posso volevo dire, una cosa in battute, sardo. Comunque, che poi le battute me le ha insegnate sia Benito Urgu che mia madre. Che, insomma, certo, infatti. Sono delle frasi. Oh, ipocarira, io muovi rindi. Cosa vuol dire? Vuol dire, dai, muoviti. Io muovi rindi. Allora, bello, dai, poi, ti verremo a vedere. Deve rosolare un po', bisogna alzare. Guarda che bella salsina. Così, l'ho alzato al massimo. Sì. Vuoi fare questo cambio di padella? Mettere questo secondo che è più forte? Sì. Allora, secondo aspetta, me sì, è meglio. Allora, io sposto questa pericolosissima. Ok, aspetta, e tu io vai a mettere questa qua. Che così la facciamo. Il segreto attenzione è anche coprirla. È un, sì, sì, un coperchio. Guarda, opla, qui. Ok, questo, perfetto. Non so quello che misura. Questo. Che così non ci schizziamo. Ok, perfetto. Com'è la tua cucina? Bisogna girarla la pasta. Dai, tu parli, io voglio, sono curiosa, sì, voglio sapere un po' di cose. Com'è la tua cucina? Piccola. Piccola? Sì, piccola. Piccola. Però la usi, la sfrutti. Sì. Immaginavo. Allora, il segreto cuore di tutta la no. Il segreto della cucina è di girare sempre la pasta. Anche la pasta? Sì, sì, va bene. Sì, sì. Io quasi comincio a assaggiare la pasta. Sì, se ma ci siamo, le farfalle hanno 12 sì minuti di cottura. Vedi, bellissima Benedetta, a parte che tu i segreti della cucina no, le sai. Subito. Però il segreto è quello di mescolare sempre. Bisogna aver pazienza, sì, non bisogna farsi mescolare sempre, poi ci vuole fantasia, creatività. È come quando fai l'amore, capito? L'inventiva. No, è vero. Allora, arrivati, poi è lì per lì, capito? Cioè, ci sono le ricette, per esempio. Adesso... Normalmente la ricetta normale è che metti il pesto separato dalla panna, invece in realtà a me piace mettere un po' di panna nel pesto. Così lo allunghi. La panna è un pochino troppo liquida, però... Che miseria, adesso non vado importa, subito a dire va come bene, mai. Ma noi la facciamo subito. Perché tu usi la panna a lunga conservazione, questa sì, è panna fresca, esatto, questo è il motivo, ma poi si raddensa. Poi chi è che vuole assaggiare la pasta? Tutti gli uomini, casualmente. Ma questa è fatta per le donne. Oh. L'ho fatta per tutti. In realtà il pesto ce ne vuole in proporzione. No, aspetta, ci vuole più pomodori in proporzione infatti, del pesto. Dai. Diciamo. Ok. Poi lo fate ad occhio perché sì, vedete... Sì, ma infatti vuoi mescolare? Man mano e la panna ne metti ancora o non ne metti sì, più? Poi dopo ne metti un pochino ancora separata per far amalgamare che il sugo. Che gusto, mi sembra veramente bella, devo dire. Senti Valeria, ma tu arrivi, mi dicevi, da una settimana di viaggi massacranti. Sì, cioè hai sì detto, sei stata a Hong Kong, negli Stati New Uniti. New York, cosa sempre sei andata, per lavoro. Cosa per lavoro. Per lavoro. Sono andata, perché sai che ho... Adesso il film Io non pago, che nelle sale, io ho girato il film come Ragazza Cucinotta, che uscirà a febbraio in tutto il cinema, in tutti i cinema italiani, ma anche in tutto il mondo, ed è una coproduzione con la Cina, un bellissimo progetto. Ok, quindi sei andata in Cina. Sì, 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 sì. Che bello. Allora, un altro segreto è quello di usare lo stesso mescolo per mescolare. Così amalgami già un pochino sì, i sapori. Esatto. E così vediamo ne sporchi uno punto solo. No. Allora, sì, vediamo a che punto sono le nostre farfalle. Secondo no, me... Sono ma guarda che assaggiala. No, secondo... No, siamo. Perché la... No, mancano almeno... Vai, prova. Te la metto qua. Sei riuscita? Ci stiamo ustionando orrendamente. Farfalle... No, è allora troppo... senti, ti volevo chiedere questa cosa. Allora, si dice che ti stai per sposare. Sì. Allora, tu che sei una stilista, vedi, adesso
L'abito da sposa, come lo disegneresti? Io non sono una stilista. Io però le ho viste le tue sfilate, fai delle cose deliziose. Diciamo che la collezione Seduzioni, se si può dire, perché insomma la collezione Seduzioni esalta la femminilità della donna. Come tu sarai una sposa molto sexy oppure un pochettino più... La sposa, il matrimonio è... momento per noi donne speciale, unico, e quindi secondo me più bisogna esaltare proprio la femminilità. Avrai un abito? Avrò un abito, hanno scritto che lo farò io, invece no. Fatelo fare da un grande stilista, dai. Bello. Sì, certo, però comunque... Però gli darai delle dritte, secondo me. Sì, assolutamente. Allora, vediamo a che punto è il sugo. Secondo me ci siamo. Assaggiamo, no, ancora deve... Guarda che è buono! Ho capito che tu sei una paziente Sì, per forza, in cucina, t'ho detto. Ancora peperoncino. Pochino, sì, deve essere abbastanza piccante, perché anche il cocktail che ci ha preparato prima, che devo dire è squisito, che a base... Il peperoncino si deve sentire, non esagerato. Quindi tu mangi bello piccante. Sì, io amo il piccante, ma poi fa bene mangiare piccante. Sì, è vero. Qual è il tuo piatto preferito, Valeria? Le farfalle alla ghiottona afrodisiaca. Ah, bello, è troppo facile. Il mio piatto preferito in realtà è la pasta alla sorrentina. Perché com'è la sorrentina? La sorrentina è mozzarella di bufala e pomodoro. Con la mozzarella che si scioglie un pochino. Esatto. Infatti un giorno che stavo facendo le farfalle alla ghiottona per il mio amore, non c'avevo la panna e avevo la mozzarella e l'ho messa. È venuta bene? Sì, abbastanza. Guarda che queste farfalle sono pronte. Le farfalle... No, infatti il mio vino forse... Ma le fai ripassare poi in padella? Certo, le faccio sempre. Il segreto della pasta è farla mantecata. Mantecare bene. Sempre. E qui non ci metti parmigiano o poi ce ne metti un po'? No. Il parmigiano a seconda del sugo come viene, però il parmigiano che serve in altri tipo la carbonara per farla mantecare. Per esempio questa ricetta è una ricetta speciale che si trova al ristorante Parioli di Milano. Perché è una ricetta mia. Hai capito, bene, quindi ce l'hai regalata. Quindi vi invito tutti a mangiare. Senti, tutti a te piacciono gli uomini che cucinano? Ti fai molto, un po' coccolare in cucina? Ma poi proprio la bellezza degli uomini italiani. Il tuo fidanzato cucina? Che sanno cucinare, no. Ma come? Devi insegnargli, dai. No, ma non perché non sa, ma perché non c'ha tempo. Il tempo è tiranno. Per esempio, sai chi è bravissimo, per esempio, in cucina? Gigi D'Alessio e Anna pure bravissima. Ma dai, tutte e due bravi? Bravissimi. Ma pensa che coppia. Bravissimi. Fanno delle gran cose. Il maestro è Gigi. Pensa. Ma Anna anche. Dovremmo invitarli allora. Sono a parte molto simpatici, stupendi, meravigliosi, ma sono anche molto bravi a cucinare. Ogni volta che andiamo a mangiare da loro, perché io sono madrina del loro, con Gianni, di Andrea, questo figlio bellissimo, bambino bellissimo che hanno. Fa dei mangiarini pazzeschi, un po' napoletani, cose un po'. Cucina napoletana, ma anche tante ricette speciali. Ragazzi, io scolo, qui ci siamo. Guarda che diventa molle. Aspetta. Fidati. Io l'ho spenta. Diventa molle. No, molle impossibile, guarda. Quanti minuti sono? Sono almeno 9 minuti, forse. No, secondo me sono almeno 10-12. Ci avete cronometrato? Sì? Di più? Sì. Ok. Vedi. Posso? Fai tu? Vai, guarda. Lì? Aspetta che ti do delle presine. Ok. Vai. Ti avvicino poi la padella, se vuoi. Lascia il fuoco, eh? Sì, certo. Tu sei una che in cucina vuole star da sola? No, per niente. Adoro stare in... No, assolutamente. Quando mai? No, ti piace avere... Sì, assolutamente. Anzi, cucina da sola non ci sto proprio. Per me il mangiare è solo in compagnia. No, mangiare sì, ma in cucina ti vedo no, che sei... No, anche. Va bene, sei una conviviale. A me piace, sì. Vai. Sì. Vuoi un'altra? Facciamo con due? Così più facile? Ti do una cucciara? No, una sola. Va bene. Ecco, adesso forse un po' di parmigiano per legarlo. Ah, va bene, ok. Allora te lo vado a prendere. E questi sono le farfalle alla ghiottona afrodisiache speciali. Speciali per noi. Speciali per noi. Adesso li impiattiamo però, Hanno un bellissimo Allora, ti dicevo aspetto. Prima, in questo film che sta nelle sale con la regia di Alessandro Capone,
un cast di... Ma poco. Io non un pago. Un cast di comici divertentissimo con Maurizio Casagrande, Maurizio Macchioli, Jerry Calà. Ma canti pure in questo film? No. Io faccio la parte di Sonia, che è una... che si spaccia diciamo, maga, in realtà che fa delle... lei sa fare le pozioni per tutto, per risolvere i problemi d'amore, per non pagare l'età. Per magari. I problemi di soldi. Ma è divertente da morire, perché poi alla fine l'arrestano. Ecco. Come? No, è divertente perché, ripeto, lavoro... Tu che mi dici che io non mi piace il lavoro, invece con questo personaggio ha questi quattro collaboratori sardi con cui si arrabbia sempre perché ogni volta gli fanno queste pozioni tutte sbagliate. E si arrabbia in sardo? Io faccio parlare in sardo, come fai a ridere? Tase sfaendi! Cosa stai facendo? Tase sfaendi, aio, movirindi! Vita! Non so come si dice questa, è buonissima. Senti, cosa dici? Quale piatto preferisci? Allora, il piatto, in realtà c'era un antipiatto che doveva essere messo il cuoricino. L'antipiatto e tutto mi mancava. No, che dovevamo farlo prima, però bello, questo è ecco, perfetto. Ecco, vedi che lo sapevo. Questo ok, via, questi li togliamo. Ti do un cucchiaio, sennò non ce la fai a impiattare. Aspetta, no, voglio assaggiare prima come... Certo, sì. Anch'io. Eh? Anch'io voglio assaggiare. Aspetta, voglio assaggiare te, ecco. No, vado. Come? Così. Ah, fa assaggiare. Ecco. Poi fate assaggiare. Com'è? Te gusta? Te gusta? Buonissima. È ricca, buona? Muy ricca. Beh, piccantissima. No, non è piccantissima. Sì. È piccante? Beh, è afrodisiaca. No, è proprio buona. No, dai, è un po' piccante, ma è buona. Arriva dopo. Arriva dopo il piccante. È questo, perché poi dopo sale così... Allora, no, però è buona. Ieri sera l'ho fatta più piccante. Ah, sì? Certo, ho fatto le prove. Certo. È vero, perché molti ospiti fanno le prove la sì, sera. Sì, perché poi comunque, gli ospiti seri, con la vita che si certo. fa, siamo sempre in viaggio dappertutto. Magari insomma, ho detto, vabbè, faccio le prove così mi perfeziono un pochino. Certo. Ecco, ti devo tu mi dicevi, piatto, esatto, però, Le bucce, ci vorrebbe una piccola forchettina che... Te la do qua. Queste le bucce, questi pomodori. Ah, li vuoi togliere? Sono buoni. Questi sono più buoni di sapore perché hanno il sapore più dolce. Però, come diciamo, fastidioso. estetica e come è meglio che. Tu continui a spostarmi le farfalle e sporchi il piatto. No, aspetta. E no, perché gli do la forma di cuoricino. Ah, non avevo capito. Allora devo far così. Aspetta. Così. Infatti, ci voleva il. Esatto. Aspetta, Basta, il pomodorino c'è? Basta con questo peperoncino. Vuoi farmi morire tu, questo peperoncino. Perché questo è cos'è? È peperoncino calabrese, che sai che è più certo. Buono. Eccoci è più buono. Qua. Allora, aspetta che gli do un'ultima pulitina qui, perché sennò non è allora, elegante. Ci voleva un pomodorino a forma ma anche forma il peperoncino di non è male. Che dici? Uno solo? Uno solo. Uno ci solo. Voleva ma bello! Allora, Valeria, mettiamolo qua, che è il nostro tavolo da esposizione. Anche la forma di cuore, ragazzi. Più bello di così. Un applauso grandissimo a Valeria Marini. Ricapitoliamo. Grazie mille, Valeria. Ma grazie a te. Abbiamo tagliato l'aglio e l'abbiamo rosolato, abbiamo tagliato i pomodorini a cuoricino, abbiamo aggiunto il peperoncino all'aglio e i pomodori, abbiamo salato, abbiamo fatto cuocere per qualche minuto, abbiamo aggiunto il pesto stemperato con un po' di panna, abbiamo scolato la pasta nel sugo, l'abbiamo fatta saltare e abbiamo completato con il parmigiano. Ecco la mia tavola afrodisiaca! Il centro tavola è creato da due reggicalze uniti tra loro e poi ho messo questa torta che è il trionfo del cioccolato, quindi un gusto molto sensuale e afrodisiaco che diventa anche il centro tavola. Allora, ho un po' paura perché Sisco ci fa una ciccionata afrodisiaca. Buon pomeriggio. Una ciccionata Ciao, afrodisiaca. Ciao, oggi proprio... raffinatissimo. Cercherò di limitarmi nell'esprimere le mie cose, però già partivo male col titolo e la ricetta della ciccionata. Quest'oggi sono fuso per te.
Wow, bello! Quest'oggi sono fuso per te. E non solo quest'oggi, ma dal primo momento che ti ho visto, eccetera, eccetera. Che galante oggi, Sisco. Speriamo che Fabio sia a guardare qualche, a commentare qualche partita. No, facciamolo ingelosire in Nord Africa. Allora, tendenzialmente, apparentemente, noi andiamo a fare una fonduta di cioccolato. Ma cosa ti è successo che sei tutto raffinato oggi? Hai dato un esame di francese? No, mi ha beccato Valeria al corridoio e... Ah, hai visto la Marini? Oddio mio, come sto. Poi c'è un aneddoto divertente, ma dobbiamo... Anzi, mettiamoci a cucinare, che l'ora è tarda. Bravo, lui sponsorizza sempre il mio libro, bravo Francesco. Che sono carino. Madonna, una fonduta di cioccolato, dai, apparentemente, sì, fuso per te, che poi iniziamo a mangiarla con gli stuzzicadenti, okay, e poi in base al seguitare della serata. Va bene, censura. Burro. Con i marshmallow. Marshmallow daranno il tocco di classe, che non serviranno solo essere bagnati, ma li evolveremo, cioè, evolveremo la fondue. Ma... Non li pucceremo soltanto, ma li metteremo proprio nella fondue. Forza. Fuoco basso. Va Miguel mi ha detto, lei ha sovizietto il fuoco alto a palla, esagerato. Mi ha criticato. Tantissimo. Detto, quindi raccomandare il fuoco basso. Ecco qui ho fatto succedere infame. Una strage. Che infame. Dai, burro. Quanto burro? 75 grammi. 75 grammi di burro. Vai, lo faccio, ecco, sciogliere. Inizia a farlo sciogliere un colpetto, sì, e poi cioè, li metti dentro la cioccolata. Ma cioè, cosa sono io, la tua aiutante? Tu sei lo chef? Non ho capito. No, beh, vieni subito qua a lavorare. Oh, guarda. Oh, qui siamo matti. No, cioè, io volevo tagliarti le cose in modo carino, in forme divertenti. Ora va non bene, lo faccio. No, ora dai, sciolgo il burro. Ora sciolgo il burro, adesso benedetta. Si impermalosisce. Vai a fare le tue cose, va. Va bene, va bene. Com'è? È burro. Cioccolato? Sto sbucciando la banana. Ho capito, l'avevo intuito, diciamo. Che è una cosa abbastanza complessa. Eh certo, anche le scimmie lo fanno, di solito. Guarda che te la piazzo là, eh. Aspetta, 175 grammi di cioccolato, giusto? Sì. E io mescolo. E inizio a mandare in... Ma tu cosa fai, degli spiedini? Francisco, capo, com'è nato questo piatto in collegio? Cioè, è un capello che avanti tradivo, una cifra. Grazie. Tu hai dei piatti. Come i nasce? Tuoi piatti stanno è più avanti. Disco? Beh, questo piatto nasce quelle rare volte che capisci, c'è una situazione gnignognognognò. Ah, per beccare? Sì. Vai proprio... No, come sai no? Cosa? Ti dico la verità. Io non chiedo mai nulla, cioè... Per paura del no, quindi se capisco che sei proprio la per, ti vedo proprio dagli occhi magica con la fondue e poi ti saluto. Ti è mai successa sta cosa? L'hai sperimentata? Hai avuto successo o ci stai a provare con me? Non ho capito. Ma ti sei fumata l'erba gatta? Ho tagliato la banana, benedetta. Queste okay. cose le lasciamo già sane perché Fate non sono mi risponde, per l'appunto lui è riservatissimo, fa sì. tanto il... Ecco, guarda che bella consistenza che ho ottenuto. Splendida. Guarda, adesso... vedi qua, gioca con quello che vuoi, ecco. perché io... Taglio le frasi. Esatto, ti rubo il coltello perché taglio i marshmallow che ritornano, sto diventando un altro sempre. Nostro... Sempre. Ah, ma c'è anche la crema c'è di whisky. C'è sempre dai, la crema di cioè, whisky. Vabbè, ma tu sei un po' prevedibile però, eh. Oh, zi, sto tagliando i marshmallow, sì. Anzi oggi ti chiamo cuore, Cuore, sto tagliando i marshmallow, ve li metto nella fondue. Avevo un aneddoto divertente con la Marini, perché è incredibilmente ecco, vero. L'ho incrociata. L'ho incrociata e non puoi capire, fighissima. Ancora c'ho l'emozione. Cioè, sto a palla, e ho beh, le gambe dai, che mi fanno già. Allora? Alle scuole elementari, quindi siamo negli anni 90 circa, sono anche stato evitare, buttato dici. Fuori, giuro una storia vera, sono stato buttato fuori e sospeso, perché avevo portato in classe il calendario della Marini? Sì, ma quello dai. Del benzinaio! Quello che mi ha dato il benzinaio, quindi rivederla sai così. Sai che ha venduto tipo 3 milioni di copie quel calendario? Ma stai mettendo il marshmallow nella cioccolata? Ma te l'ho detto 8 volte. Non lasciarmelo grumoso il marshmallow. E cosa devo fare io? Una Ora, formula magica? Beh, eccola là, eccola qua che è arrivata. È arrivata la parodi che c'è in te. Ma sei scemo forte. Dai, senti, cosa gli si deve, ma si scioglie il marshmallow? Sì, sì, dagli tempo. E cosa gli fa sta cioccolata? Come la rende? Più appiccicosa? No, era per cicciolare un po' una fonduta. Ah, cioè così. Adesso lo voglio assaggiare con il marshmallow e vedere come è venuto. E poi? E poi abbiamo finito. Prendi e, il la, e la tua crema di whisky cosa ne fai, scusami? E quello lì è il tocco finale. Fammi prendere il piatto che... Oh, Francisco, dove sei? Oh, ecco Francisco, lì. Dove sei? Ah, che buona! No, è figa. Spengo però perché si impazzisce e poi... Il no, prima di spegnere dagli, cioè gli diamo un colpetto di crema di whisky, ma un colpetto, beh, guarda. Questo proprio non lo voilà. Provo. Ti ma dissoci. Così non si sente però.
Metti no, un po' è di simbolico. Più. Ah, simbolico? Allora. No, però dà un buon profumo in effetti, Tu ti ravvedi sempre. Sta migliorando sto ragazzo. Come vanno gli esami? Sei sempre... Ma sul pezzo? Sai cosa? Ora che sono in TV, quando vado all'università... ti stiamo rovinando. Noi. Diventa problematico. Mi fanno, oh, Sisco... Come, lo sai che mi chiamano? Quello della parodi. Quello della parodi. È mio questo ragazzo. Lo metto qua dentro? Sì, è un piatto tipico. Questo è il piatto per fare la fonduta, cioè per mantenere la fonduta calda. Esatto. Dio, madonna, quel viscido che ti lascia la banana nelle mani. Tremendo. Io ti sto facendo questo bel piatto, non mettere i marshmallow che poi non ti entrano. Tu sai che adesso appena inviterai una ragazza nella tua stanza, adesso si aspetterà questa fonduta. Com'è che l'avevi chiamata la tua stanza? Cisco il Cisco Palace. Palace. Oh, te lo ricordo. Questa me l'era rimasta, il Cisco Palace. Che ancora non è mai venuta, 603, lo sai là? Metti al... Tu aspetta. Aspetta lui a rotola. Io ti aspetto. Tu dimmi ancora vieni, inizio ad essere felice 2 ore prima. Cheat, piccolo principe. Cosa? Ti ho fatto la citazione del piccolo principe. Tu dimmi, Madonna, ma che ragazzo inizierò. Sensibile. Cosa veramente. Assaggiamo? Questa è la prima fase, con lo stecchino. Io questa, molto banale. No, scusa, ora mi assaggio il marshmallow. Però. Va bene, dai, assaggio anche io il marshmallow. Una schifezza proprio. No, no, adesso non esageriamo, mangiati la tua. Cioè, ma ti pare che... Guarda. Oh, come caldo. Io lo sento, non so... Non so come ti si può conquistare. Finito, è il tempo. Andiamo. Aspetta il l'uva rotola. Lo sai che mi dice. Bravo, Cisco! È andata via lui. È volata. Abbiamo messo a sciogliere il burro in un pentolino a fuoco basso, abbiamo aggiunto il cioccolato e una volta sciolto anche i marshmallow. Li abbiamo fatti sciogliere completato con un goccio di crema al whisky e servito con frutta, biscotti e altri marshmallow. Allora, che schifo, qui davanti un astice, ma è morto, me ne sono assicurata. E facciamo l'astice gratinato. Io lo compro dal pescivendolo, non vivo, perché non ce la posso fare. Potete benissimo prendere quello surgelato, in quel caso lo sbollentate un attimo e la pratica è anche meno cruenta. Sono più piccoli quelli surgelati. Quello che bisogna fare è aprirlo a metà. Io di solito usavo le forbici e lo tagliavo così dalla coda. Però Miguel, che è esperto, mi ha detto no, usa il trinciante e parti dalla testa, quindi adesso se perdo un dito lo sapete tutti che è colpa di Miguel. Allora dovremmo aprirlo proprio a metà. Ok, e adesso la coda. Oh, santo cielo, che fatica. Ce l'ho fatta, pubblicità. Bentornati nella mia cucina, menù afrodisiaco. In un menù afrodisiaco non può mancare un crostaceo nobile come un aragosto, in questo caso un enorme astice che abbiamo diviso in due. Adesso lo facciamo gratinato al forno e non ci perdiamo le parti molli della testa, che sono le più gustose. Queste qua sono quelle che danno, diciamo, proprio sapore a qualsiasi condimento. Se fate anche le linguine all'astice, questo lo tenete, mi raccomando, spezzettate poi la coda e in ultimo, prima di poi mantecare la pasta nel sugo, ci mettete questa parte qua, che renderà le vostre tagliatelle, le vostre linguine veramente eccezionali, se no non sanno niente. Questa. Opla. Questi li teniamo. Quindi insomma superate magari un momento un po' da dire che schifo, no no che schifo, questo è buonissimo. Ok, allora quello che facciamo adesso è una sorta di impasto con il burro, cominciamo con 30 grammi, dovrebbe essere anche un pochino più molle ma va bene, lo impasterò anche con le mani, e pangrattato, diciamo per ora avrò messo un 30 grammi di burro, un 30 grammi di pangrattato, poi però vado un po' a occhio. Devo fare proprio un impasto con cui riempio le teste, così saranno buonissime da mangiare pure quelle. Ok, ci mettiamo un pizzico di aglio liofilizzato, ma proprio un pizzico, che con il con l'astice e il burro sta benissimo. Ok, e un pochino di prezzemolo per dargli il colore.
Ma ci sta bene anche il pepe. Ok. Adesso riempiamo questa parte vuota con questa specie di impasto. Vedete? Potete anche proseguire un pochino, tanto ecco, un pochino avanti così, male non fa. Ci siamo. Mamma mia, mi sa che ho una teglia un po' piccola per questi astici. Allora, le chele, prima di metterle in forno, bisogna romperle un pochino, se no... Sai che sono troppo dure. Miki! Mi vieni tu a rompere? Ah no, sono riuscita! Non venire! Guarda che forza! Bruta! Ok, ce l'ho fatta. Va bene. Che bestie. Allora, dicevo che è veramente un po' impegnativo sta grandezza dell'astice. L'ho messo su un letto di alloro che in cottura renderà tutto più aromatizzato e anche il gusto, diciamo, del pesce meno forte. Li tenete belli vicini, così se per caso fuoriesce un po' di questo impasto, rimane nell'altro, ecco. Allora, cosa ci metto? Un po' di burro anche sulla polpa, così, dentro non fuori possibilmente. Non ho aggiunto sale perché mi sembra che la parte interna sia abbastanza saporita, ma magari un pizzichino giusto adesso si può mettere, però poco, così. Poi metto un po' anche qua per dare come se fosse tutto impanato, però in realtà una parte, vedete, fatta con l'impasto e una parte no, pepe, e poi butto in forno. Che bello, sì, bellissimo. Allora, griglia velocemente, grilla abbastanza potente, lo facciamo cuocere pochi minuti, e voilà. Intanto che lui cuoce, facciamo il riassunto di come l'abbiamo preparato. Abbiamo tagliato in due l'astice, abbiamo tirato via le parti molli, quelle verdine della testa, le abbiamo amalgamate con burro, pangrattato e un pizzichino di aglio liofilizzato e il prezzemolo. Abbiamo riempito questa parte della testa, poi abbiamo rotto un po' le chele, abbiamo messo l'astice su un letto di alloro, abbiamo aggiunto sale e pepe con un po' di pangrattato, qualche fiocchetto di burro e adesso aspettiamo che sia pronto. Il nostro astice ci chiama, ragazzi, ci dice sono pronto. Allora, eccolo qua, mamma mia ragazzi, che lusso. Oh, bisogna cucinarlo per qualcuno per cui valga la pena, Va bene, l'altro bruciava meno, non so perché. Ok, lo mettiamo così, fantastico ragazzi, questo non ha veramente bisogno di niente. Eh no, diceva Red, se questa è una porzione, questa è per due, questo è un tête-à-tête, non romantico, afrodisiaco. Ci vediamo alla prossima puntata!